Buongiorno a tutti, sono Camilla Tibaldi e oggi vi parlerò di rotazione colturale con leguminose in sistemi agricoli a basso impatto ambientale. Le premesse partono dall'esponenziale aumento della popolazione mondiale e il problema del cambiamento climatico, i quali hanno portato verso la necessità di un sistema alimentare più sostenibile che possa in qualche modo condurre le abitudini umane verso condizioni più salutari. A tal proposito, recentemente si è visto un crescente interesse da parte dei consumatori verso un'alimentazione ricca di fonti proteiche alternative alla carne e quindi verso i legumi, che sono la principale fonte di proteine vegetali. Ciò ha portato quindi anche ad un aumento di richiesta sul mercato dei legumi e in tale contesto quindi il rilancio della coltivazione delle leguminose da granella potrebbe fornire un contributo importante per l'affermazione di indirizzi produttivi a basso input. Tra tutte le leguminose da granella è stato scelto il pisello proteico per la sua ampia adattabilità a diverse tipologie di terreno e al suo elevato potenziale produttivo, oltre ad essere fonte di componenti bioattive benefiche per la salute umana. Infatti, tale progetto si propone di studiare la performance agronomica del pisello proteico coltivato a basso input e in un sistema di rotazione e parallelamente di studiare anche le sue componenti nutrizionali e composti bioattivi. Per quanto riguarda l'approccio sperimentale, sono state prese in considerazione due annate agrarie consecutive e due areali di coltivazione, quello montano e quello pianeggiante. È importante specificare che per l'ambiente montano è stata effettuata una semina autunnale, mentre per l'ambiente pianeggiante una semina primaverile. E dai dati agronomici è stato visto che i parametri di crescita sono significativamente più alti per l'ambiente montano in entrambi gli anni. Questo perché la semina autunnale consente, di accumulare più biomassa grazie ad un utilizzo più efficiente delle risorse durante la fase vegetativa, riproduttiva e produttiva della pianta, anche se è stato visto che non ci sono differenze significative in termini di resa di granella verde, eccetto invece nel caso della granella secca perché sono state, riscontrate delle problematiche riguardanti gli infestanti. Ad ogni modo, per quanto riguarda invece i parametri nutrizionali, è stato visto che la granella del 2021 presenta, valori significativamente più alti di polifenoli, flavonoidi e attività antiossidanti rispetto a quella del 2022, rappresentando quindi, una risposta a specifici stress abiotici della pianta. E, per quanto riguarda invece le proteine, è stato visto che il pisello ottenuto dall'ambiente pianeggiante presenta, con un contenuto significativamente più alto. Questo perché è stato visto che le condizioni ambientali primaverili favoriscono l'accumulo di proteine. In conclusione, quindi possiamo affermare che è stata valutata la performance agronomica delle leguminose da granella e in particolare è stato visto che è possibile coltivare il pisello proteico in regime biologico nell'areale emiliano-romagnolo. Dai risultati ottenuti finora è emerso che l'ambiente esercita un forte impatto sui parametri agronomici e sulla composizione nutrizionale del pisello proteico e di conseguenza possiamo quindi identificare il pisello proteico come una risorsa sia nutrizionale per le componenti bioattive benefiche per la salute umana che esso contiene, sia come risorsa sostenibile perché è in grado di contribuire ad un sistema di produzione alimentare più sostenibile. Ovviamente questi sono dati rappresentativi solo di 2 anni di coltivazione, quindi è bene approfondire tali studi per comprendere più a fondo tale correlazione. Vi ringrazio per la vostra attenzione.